Salve a tutti, sono sempre Luca, allevatore, selezionatore e produttore prole locali. Ciao a tutti, andiamo a visitare questa colonia assieme. La prima sponda, poi la vedremo, su una serie di pollini straordinari. È bella importante, la prima scorta. Andiamo a vedere il resto dell'alveare assieme. Loro sono ligustiche pure, 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 pure. Amore, com'è? Avete fatto le brave fino al telefono e poi successivamente dopo fate le matte. Dai, questa è la seconda scorta e parte di covata. Comparte, infatti, c'è una bellissima corona di miele e una corona di pollini bellissimi. Loro sono proprio ripartite come stagione piena, hanno ripartito a covare anche a maschio basso, perché c'è fioritura, qua c'è la madre, ora ve la mostro, amore, bella, che fai, vai di là, dove vai, che ti faccio vedere a Tati. Sono le mie bellissime ligustica, loro assolutamente non gli permetterò di inibridirsi. Guardate che belle che sono su loro, sono come quelle che vedete giù in pianura, uguali, identiche. Queste sono le mie ligustica, i miei allevamenti. Vedete, sono ripartite a covare come stagione piena. Un profumo straordinario. Scusate un secondo. Bene, proseguiamo con la visita.
E poi è arrivata l'ora del pasto anche per me. Stanno rincrementando le corone, stanno incrementando le corone di miele e polline, pensate come stagione, profumo straordinario, profumo veramente straordinario assieme a questi nettari del fico nero e dei mosti dell'uva, cioè fanno un profumo e poi questi pollini delle talegue, le macule e poi sta rigermogliando il tarassaco come si deve. E poi ci sono tutta una serie di fioriture straordinarie. Sono pieni qua di pollini bellissimi alle zampe, non le vedete, sono cariche di pollini. Qua stanno preparando la covata, stanno preparando il favo a scorta, pollini se le stanno portando più centrali per il momento in cui ci sarà un po' di carenza di biodiversità. Amore, su. Guardate loro che botte di polline che hanno sulle zampe. Stessa cosa, portazione molto importante di mieli, nettare, nella parte interna mia ci sono su anche pollini e qua loro hanno delle scorte pazzesche, neanche si estraggono, devo infatti ripulire. Guardate che belle che scorte che hanno qua loro. Hanno un reparto qua a 20 kg scorta che non l'hanno mai toccata.
bellissima scorta. Scusate, era bloccato, non so da quando si è interrotto. Ero rimasto a questa ultima scorta di oltre 5 kg. Guardate che bella. È tutta operculata, la cima a fondo, da legno a legno. Ma cosa vuoi nutrire? È sulla biodiversità, questa è tutta roba da biodiversità, ragazzi. Sarebbe contaminare, ma anche le vitamine, le proteine che ricevono da questi raccolti, come il miele alla menta, il miele cuo sulla menta, c'è tanta vitamina C, fa benissimo. E questa è la parte interna dell'ultima scorta destra, guardate che belli che sono su questi pollini, adesso li riempiono tutti a pollini così, guardate che belli che sono, questi sono i pollini della talegua, la macula, e il bianco è quello dell'ibisco, della malva. Guardate che belle sono su loro, loro sono ligustiche pure, purissime, bellissime, guardate che stato di salute straordinario che hanno. Adesso basta, per ora non ce n'è più. Quella era l'unica colonia che gli si era insediata lì perché sono un po' anche loro un po' strulle, invece di essere astute come le altre, come tutte le altre che avevano calato covata, loro in quel momento l'hanno mantenuta attiva, ma adesso sta bene, poi le rivediamo assieme, sono loro qui, adesso stanno raccogliendo, guardatela, poi le rivediamo, stanno benone adesso. Bene, con questo video termino qua, un saluto a tutti. Apicoltura Ape Matta, sono sempre Luca, allevatore, selezionatore e produttore flore locali. Ciao a tutti!